Bruno e la moglie Yolanda Benassi, 71 e 69 anni, sono morti ieri, domenica 22 maggio, dopo uno scontro avvenuto in volo. I due erano partiti dal Gargano, dall'avio superficie di San Giovanni Rotondo e stavano andando a Lecce. Stando a una primissima ricostruzione, sarebbe avvenuta una collisione tra due ultraleggeri e i due coniugi sarebbero morti dopo l'atterraggio di emergenza tra le campagne di Trani e Corato in località Casalecchio. Su cosa abbia causato la collisione sono tuttora in corso le indagini.